11:22, cara Clari, collegata direttamente da casa Martinelli. Io direi che a questo punto, a proposito di belle cose, di belle emozioni, è il momento di regalarne un'altra ai nostri ascoltatori, no? Eh sì, di sorprese bellissime, perché in cammino con noi c'è Emma. Ciao Emma! Buongiorno a tutti! Ma ciao! Ma ciao! Che bello come state, risentirti! Ragazzi? Noi stiamo bene, dai, compatibilmente con il periodo, siamo qui e cerchiamo di tenerci tutti compagnia, l'idea è questa. E a questo proposito vogliamo sapere da te come stai trascorrendo questo tempo, immagino sempre nel rispetto pieno dell'hashtag Io Resto in Casa. Assolutamente sì, sono chiusa in casa ormai da settimane, sto bene, la mia famiglia sta bene, quindi questo mi rende in questo momento super fortunata. E niente, mi occupo di... In casa ci sono sempre cose da fare, mia mamma lo diceva sempre, in casa non si finisce mai, e quindi sono in casa, faccio le cose di casa, cucino tantissimo, leggo, guardo dei film, mi riposo, e insomma, il volere è potere, se si vuole il tempo lo si trova per fare qualcosa in casa, mi alleno, ecco. Insomma, tu hai sempre cucinato in casa. Hai sempre cucinato, momento, ricordo, sì. Che quindi sì, ma tu non... insomma, voglio dire, meglio stare in casa che rischiare la vita come stanno facendo tutti quei medici, quegli infermieri, quegli inservienti negli ospedali, quindi riteniamoci fortunati, ecco. Grazie infinite, vero, a tutti quelli che stanno lavorando, senza davvero. Lamentarci troppo. Brava, ci si chiede di stare sul divano, di stare quanto più possibile, esatto, in casa, e credo che sia un sacrificio in questo momento del tutto necessario. Per tutti. Poi ci sono le videochiamate, a me è capitato di farne un sacco, anche a te? Guarda, io sono, ormai abbiamo le schedule in famiglia, alle 18 partono le videochiamate, poi fortunatamente i nostri genitori hanno imparato come noi, no? È in ritardo, però insomma ci provano e se la cavano anche, quindi facciamo queste videochiamate di gruppo e siccome siamo tanti in famiglia, a rotazione esce dentro un parente. Magnifico. E quindi è bellissimo perché poi... Per assurdo siamo più a contatto adesso con la nostra famiglia che prima, è una cosa molto, brava, molto strana. Brava, questo è uno spunto molto interessante, si finisce per parlare magari di più così di quando ci si incontra, esatto, distrattamente, persi tra mille altre cose e distratti, è vero, è vero. Guarda, a proposito delle videochiamate, credo che tutti non abbiamo fatte tante quante in questo periodo, evidentemente fra i tanti messaggi curiosi che sono arrivati stamattina di cosa fanno i nostri ascoltatori a casa, c'è persino chi ieri ha giocato a tombola in videochiamata, quindi vedi... Certo. Si stimola anche la fantasia, si fa di necessità virtù e a questo punto ci si organizza anche a fare qualcosa che diversamente non avremmo nemmeno lontanamente immaginato, credo, no? Dovremmo idea. Sfruttare questo momento innanzitutto per capire, per farci delle domande, per capire come ci sentiamo e per sviluppare un enorme senso civico, un'enorme sensibilità che saranno dei doni quando tutto sarà finito, capito? Perché finirà, se siamo delle brave, delle persone con educazione, con rispetto, questa cosa finirà come è finita in altri posti, abbiamo degli esempi lampanti. Spero che questo periodo serva veramente alle persone per capire che cosa è veramente importante nella vita e guardiamo anche che cosa sta succedendo nella natura. Sono state avvistate le balenottere nei porti italiani, sono ritornati, il livello di smog è sceso a livelli incredibili, è come se la natura si stesse un attimo riassestando anche, no? Cioè, anche sentire il cinguettio degli uccellini dalle finestre anziché il rumore delle auto è una cosa gradevole. Sono d'accordo con te nel cercare i lati positivi in una situazione, esatto, che è tragica e che è drammatica. Abbiamo tragico, bisogno di questo. A livello sanitario, anche a livello economico, ma io sono convinta che l'Italia si rialzerà perché non è la prima volta che ha sfiorato, insomma, delle catastrofi economiche. Ce la faremo e tutti quanti daremo una mano all'Italia a rialzarsi, magari partendo proprio dal fatto di fare le vacanze in Italia quest'estate, tutti quanti. Senti Emma, a questo proposito io credo che valga la pena fare un appello, ci piacerebbe che lo facessi tu, un appello ancora una volta a tutte le persone che ci stanno ascoltando a rimanere a casa, perché questa è la necessità assoluta di questo momento. Assolutamente sì, insomma, io lo ripeto ogni giorno, restiamo a casa. E se abbiamo anche un po' di tempo, magari scegliamo anche un sito o un numero verde ai quali donare qualcosa, ognuno nelle proprie possibilità, no? Perché in questo momento i nostri ospedali, insomma, hanno bisogno del nostro aiuto, quindi un po' più di generosità e tutte queste cose ci torneranno indietro come un boomerang, come un karma positivo dopo.
Hai ragione, Emma, e anche Radio Bruno sta mettendo in campo un'iniziativa di cui vi parleremo a breve. Grazie Emma per essere stata grazie con noi, è sempre bellissimo ragazzi, sentirti. In bocca al lupo e buona giornata. Grazie. È stato un piacere sentirti, è stato un piacere insomma avere anche questo genere di contatti. Normalmente succedono qua, si parla di promozioni, di dischi, di tour. A proposito, intanto questo è il nuovo singolo di Emma, si intitola Luci Blu.